alla presentazione dello United Aprilia per la stagione 2016 e 2017. Un po' di diffidenza anche da parte nostra, però è lecita. Ringraziamo innanzitutto tutti i presenti, poi avremo modo di conoscere non soltanto atleti, quanti lavorano dietro le quinte per l'ottima riuscita di una stagione che parte sempre con qualche difficoltà. Molti di voi non lo sanno, molti di voi stentano alcune volte a capire quanto si fa difficoltà. Un ringraziamento particolare va naturalmente al sito che ospita anche per quest'anno questa splendida location. Ci sono dei volti nuovi, li conosceremo. Un po' di pazienza perché io mi sono messo un po' defilato, anche perché vi volevo far vedere le maglie che non verranno presentate anche quest'anno, però è giusto che le osservate perché poi in campo saranno piuttosto sudate. Grazie innanzitutto, e poi passiamo quindi un po' anche per cercare di far arrivare qualche ritardatario, giustamente sono scusati. Allora iniziamo con il consiglio direttivo e lo staff tecnico, partendo innanzitutto da una persona che non c'è. Abbiamo ricevuto pochi istanti fa, un lutto lo ha colpito a livello familiare, per cui non sarà presente per questa sera, assumerà una carica un po' più particolare a partire da questa stagione, sarà il presidente onorario ed è Antonio Buratti. Accanto ad Antonio Buratti abbiamo anche una vecchia conoscenza, ormai anche lui si trova qui in questo sodalizio da anni, ed è Gino Piovanna, ricopre la carica del presidente onorario. Ne ha fatta diversa di strada anche lui, poi ha deciso di stare un po' dietro come organizzatore, è il vicepresidente Riccardo Gatta. Un po' per l'età, un po' per un infortunio ancora con cui si trova a dover lavorare, Cristian Troppiani, il direttore generale. È sicuramente un po' l'anima, tante volte si nasconde, ma non perché non vuole apparire. Comunque il direttore sportivo Fabrizio Magrin. Ha iniziato l'anno scorso a fare questo ruolo, l'ha ricoperto molto bene, gli è stata confermata piena fiducia al team manager Celestino Pacchiarotti. Allora, sarà una delle tante sorprese quest'anno, perché lo United Aprilia non sarà soltanto prima squadra, ha lavorato tantissimo a livello di settore giovanile, ma ha rafforzato ancora di più lo staff tecnico con l'ingresso nel ruolo di direttore marketing e web di Alessandro Iaci. C'è il segretario responsabile invece con Nicola Sugamiele. Allora, abbiamo presentato, non l'abbiamo lasciato per ultimo per la sua poca importanza, anche perché è la seconda new entry di questa società, ormai una società ben consolidata, è un nuovo ingresso molto molto importante, stiamo parlando del presidente Sisto Cacciotti. Lo staff tecnico è affidato nelle mani del medico sociale dottor Gianluca Martini. Altra nuova entrata però per impegni istituzionali è in ritardo. Il fisioterapista della prima squadra dell'Under 21 è il dottor Federico Leoni. Allora,
riabilita centro fisioterapico nelle mani del dottor Massimiliano Magni. Allora, adesso invece conosciamo anche il ruolo un po' più delicato, che è quello che lavora tutte le settimane a contatto con questi ragazzi e con, a contatto con la società, cominciando dal mister, allenatore, prima squadra e dall'under 21, Massimiliano Serpiente. Allora, lo dicevamo poc'anzi, lo ha un po' costretto, forse anche un po' l'età, ci scherziamo su, anche un amico, Cristian Trobbiani, nel ruolo di allenatore in seconda dell'Under 21. Ho cercato di vedere in sala, ma sicuramente per motivi di lavoro non è presente, Andrea Ambrosini, preparatore deportivo. Persona che sicuramente farete veramente andare su tutte le furie, responsabile dell'attrezzatura tecnica, Sandro Rizzardi. Sono due i dirigenti, ma nessuno dei due vedo, comunque li presentiamo, sono delle nuove figure, dirigente accompagnatore Pietro Franzese e Mauro Boe. Poi il consigliere Carlo Magrini. Ed ora conosciamo invece i giocatori, li chiameremo uno per uno e li potrete vedere finalmente in faccia, qualcuno che magari non conoscete. Buonasera innanzitutto anche agli ultimi che stanno per raggiungerci. Nel ruolo di portiere Gianluca Masuro, numero 16. Laterale numero 7 per Riccardo Pignatiello. Centrale difensivo o ultimo come preferiscono i mister, quel numero 4 Luca Caglietti. Ve lo presento ma non è presente lui in sala. È un laterale pivot, Andrea Pernoni. Altro laterale numero 23 per Matteo Pacchiarotti. Numero 20 per Daniele Ricci, è assente. Altro portiere con il numero 22, Michael Filippini. Foto di rito come sempre. Con il numero 9, gli chiedo scusa perché sicuramente la pronuncia non sarà delle migliori, l'universale Nunez Adriano Lorenzoni. Altro universale assente, Matteo Fagnani. Ancora un centrale difensivo, numero 11, Andrea Galati. Il pivot della squadra, numero 19 per Edoardo Esposito. Assente anche il laterale Fortunato Canada. Ed ora passiamo a un altro laterale, ci ha raggiunto quest'anno, primo anno con lo United Aprilia, numero 99 per Andrea Lipoli. E con il
centrale difensivo ultimo, numero 26 per Alessandro Armenia. Bene, adesso possiamo conoscere, è arrivato praticamente di corsa, ancora il fiatone saluta tutti, e anche per lui c'è la passerella, l'universale numero 42 per Matteo Fagnani. Di solito chi assente ha sempre torto, comunque. Il tecnico l'abbiamo già presentato, Massimiliano Serpietri. Ancora prima di iniziare il campionato, qualcosa da dire, mister? Tanto c'è movimento, un po' di scalpitano, anche sicuramente ancora c'è qualche giorno di tempo per soffrire prima di andare in campo. E il tecnico Massimiliano Serpietri ad fare una consegna, quindi chiamiamo il, per tutti, il capo, il capitano, l'universale, Cristian Tropiani. Aspetta di mano la foto di Rico e c'è la consegna nelle mani del capitano. Prego. Allora, buonasera a tutti. E niente, quest'anno per me è un anno un po' speciale, visto e considerato che ho subito questo importante infortunio. I nostri amici di riabilita, grazie anche al dottor Martini, mi hanno rimesso in piedi, cercheranno di farmi tornare sul campo il prima possibile, speriamo per gennaio o febbraio, a data da definirsi o da destinarsi, come si può dire. Io faccio questo dono, che per me è una cosa molto importante, senza tirare le lunghe, a Riccardo Vignaniello, la mia fascia. Sai quanto vale per me questa cosa? Non è una fascia su un braccio, è un valore importante che determina un leader, un comandante, un condottiero, e niente, fai te quello che avrei fatto io in campo e negli spogliatoi da questo inizio anno. Auguri. Bene, allora anche sicuramente un po' di commozione in questo regalo. E allora, visto e considerato che i due artefici della consegna, prima poi la cessione della fascia di capitano, sono stati il mister Massimiliano Serpietri e Cristian Tropiani, a questo punto conosciamo anche non solo quello che fanno con la prima squadra, ma anche con quello che fanno con il resto della società. Ripetiamo, sono delle novità, ce ne saranno ancora altre nel corso di questa serata. Iniziamo però a presentare gli atleti che fanno parte della rosa dell'Under 21. Li vedrete sfilare con molta calma, non ci accalchiamo. Iniziamo dal portiere numero 96 per Fabrizio Cirilli. Altri due compagni di squadra che dovranno lottare nel corso della settimana sono sempre due portieri, con il numero 44 Luca Vagnone. L'altro portiere invece è Gianluca Tatti. Adesso passiamo al ruolo dei centrali, del centrale difensivo, Roberto Rosina. Numero 91 per lui, forse anche un po' scaramantico. Con il numero 32 Giulio Tatti. Con il numero 30 invece Tanino Ruggero.
Nicolas Urban. E ora conosciamo i laterali, sono Ben 6, numero 46 per Manuel Violetto. Numero 98 per Marco Carioti. Numero 97 per Simone Miele. Auguri Simone. Allora auguri tutti, buon compleanno. Vuol dire che le spese verranno suddivise con Simone. Numero 28 per Mattia Spinelli. Anche i fan hanno seguito. Numero 77 per Nicolò Pace. Numero 90 per Simone Leonardi. Poi ci sono i due pivot, numero 69 per Bruno Montenero. E con il numero 21 andiamo a chiudere la lista, il pivot Luca Macheda. Allora poi il mister ce lo spiegherà, anche perché questa numerazione è piuttosto alta, forse sicuramente sarà un po' per scaramanzia, però il allenatore in seconda, Cristian Trobbiani, sta per consegnare la fascia, lo possiamo dire a questo punto, al portiere Fabrizio Cirilli. Allora, anche per te, che già hai fatto un anno con noi, importante, duro, sai che cosa vuol dire? Sai quante mazzate morali prenderai, però questi ragazzi prendono un pochettino dalle tue labbra, per quanto ti possano prendere in giro, sei e sarai sempre il loro capitano. Beh, allora, per un'ottima riuscita delle stagioni si ha sempre bisogno di un supporto alle spalle, anche perché si sostengono molte spese, molti sacrifici, ed è giusto e doveroso ringraziarli, non perché stanno lì soltanto per farla la presenza. Vedo che comunque scorgo tra i presenti l'arrivo del dirigente Pietro Franzese, buonasera. E ci ha raggiunto anche un altro collega, se non vado errato, Vittorio Marchitti, buonasera, assessore attività produttive, trasporti, turismo e sport. Aveva chiesto cortesemente le scuse, anche perché a causa dell'infortunio sarebbe arrivato con un forte ritardo. Parlavamo invece di sponsor, non l'abbiamo nominato, ma è giusto, perché li vedete non solo sulle maglie, non vanno soltanto perché hanno bisogno di essere messi al centro dell'attenzione, ma rivestono un ruolo molto importante nel corso della stagione, perché insieme alla società
veramente sono di un supporto non indifferente. Ne comincerò a nominare qualcuno, poi nel corso della serata ne nomineremo altri. Sien Farma, Corletta, Forature Profonde, Risto Time, Jazz Gruppo Europa Servizi, Ast, Lega Impianti, De Paoli Saudo, Calvano Infissi, FPP, Casa del Bullone, Riabilita Fisioterapia, SRCM. Allora, gli ospiti che ci hanno raggiunto, abbiamo fatto il nome di Vittorio Macchitti, assessore attività produttive, trasporti, turismo e sport. Non è ancora tra noi il delegato allo sport e al tempo libero del comune di Aprilia, che ben conoscete, Pasquale De Maio. È seduto tra noi Jacopo Gascone di Sfera Magazine, a cui tra non molto chiederemo anche la sua partecipazione. E a questo punto possiamo passare più avanti alla categoria allievi provinciali per la stagione 2016 e 2017. I dirigenti che fanno parte dello staff sono Ferraro, Gioacchino, Michele Francese, Fantoni Sergio, e Paolo Consoli. Allora non li nomineremo, li vedrete soltanto qui davanti al tavolo. Chiamiamo in gruppo gli allievi provinciali. Le immagini e video delle partite saranno a cura del portale Mondo Futsal e potrete seguire tutto su youtube.com/mondofutsaltv. I fotografi ufficiali, vedete, l'avete sicuramente riconosciuto, non è perché stanno lì giusto perché non hanno niente da fare. Sono Marco Bogale, Michele Gisondi. Invece una nota particolare al fotografo dell'Under 21, Gaetano Cirilli. E allora, adesso cominciamo a chiamare anche un po' in causa il collega del Messaggero, se non vado errato, giusto? Sfera Magazine, magari, dice magari, non si sa mai. Allora, prima ricordiamo ancora qualche sponsor: Assicurazione Generale Agenzia di Aprilia, Metalcom, Autofficina Troviani Giorgio, Ciccone Mercedes Smart, Ristorante Giardini del David, Carrozzeria De Simone, Aprile Case Immobiliare, Test Fluid, Comito Fabio Agip, Lavanderia Blu di Capello Giampaolo, Begin Hi-Fi. Allora, è stata presentata come una delle novità di quest'anno e appunto la prima domanda, aspetta, poi chiamerò in causa anche il collega Jacopo. Presidente, ribaltato in questa nuova avventura con lo United Aprilia.
Sì, dai, proprio come hai detto tu, l'impattato dentro. Io è la prima volta che copro un ruolo così, lo faccio con passione, anche perché dietro c'è un progetto veramente serio. Qua si sta tracciando un solco anche per il futuro, non solo per la stagione in corso, nonostante gli sforzi che sono stati fatti per questa stagione sono importanti. Una bella squadra, una squadra competitiva e tutti puntiamo ad arrivare sotto, guardare tutti dall'alto. Questo è l'obiettivo. La dirigenza è una dirigenza forte, seria, come d'altra parte del collettivo anche esterno. Presidente, la interrompo perché è importante. Quanto ci ha messo a raggiungere, a dire sì a questa carica? Ci ho pensato un po', però davanti a un progetto serio, alla fine ho accettato. Mi piace il calcio, mi piace stare in mezzo allo sforzo, quindi lo faccio veramente. Lei già l'anno scorso era stato tra noi, aveva fatto un buon augurio alla società, si ritrova ancora una volta qui presente con lo United, quindi si vede che il matrimonio va bene. Ma io e Cristi abbiamo una coppia di fatto ormai, quindi dobbiamo per forza di cose ritrovarci in queste occasioni, pare in particolare questa sera. Cristian lo sa, oggi ci siamo sentiti più volte durante l'arco della giornata, io ho avuto un piccolissimo infortunio, nulla di serio, però nonostante questo ci tenevo ad essere qui anche questa sera come lo scorso anno e spero insomma che avremo tante altre occasioni, in bocca al lupo per questa nuova avventura presidente, intanto porto ovviamente i saluti del sindaco Terra, vedo la collega Francesca Barbariscia dal pubblico che anche questa sera partecipa a una delle tante iniziative che nello sport e nella cultura ci sono quotidianamente. E quindi sono qui a rinnovarvi un grandissimo in bocca al lupo per questa stagione, perché ne avete tutti bisogno, i ragazzi, i dirigenti che anche quest'anno insieme al contributo degli sponsor che sono qua e le cavate faranno un grande lavoro, sono pronti a fare un grande lavoro, perché dietro una realtà come questa che di anno in anno cresce c'è uno sforzo enorme da parte dei dirigenti e da parte degli sponsor che vi sostengono. Noi per nostro conto, come quotidianamente ci confrontiamo con la vostra società, abbiamo il compito di riuscire a darvi risposte in termini di spazi che, come sapete, non sono mai sufficienti, perché di associazioni sportive, io addio, ne abbiamo veramente tante, perché tante discipline vengono praticate sul territorio della città di Aprilia. All'interno dei nostri spazi, come sapete, sia in ambito comunale sia in ambito provinciale, non tutto riesce ad essere sufficiente per ospitare tutte le discipline, però anche quest'anno, come negli anni passati, cercheremo di venire incontro alle diverse esigenze, cercando di dare risposte a chi come voi oggi rappresenta una realtà, uno spaccato davvero importante, perché ripeto spesso in questi casi, le società che si consolidano, i ragazzi che aumentano, le famiglie che fanno un grande sacrificio nel sostenerli, sono sicuramente sforzi che vanno premiati, quindi da parte nostra l'impegno c'è, continuerà ad esserci, sperando anche di riuscire a portare qualcosina in più rispetto a quelli che sono gli spazi odierni, perché con Cristian abbiamo parlato tante volte, abbiamo idea anche di mettere in piedi un progetto che possa recuperare alcune aree verdi della città e chiederemo a tutte le associazioni sportive di darci supporto, speriamo quanto prima di rivederci intorno al tavolo appunto per discutere anche di questi spazi, per cui il nostro obiettivo, vista la risposta che in questi anni è cresciuta, è quello di darvi idee e soluzioni migliori rispetto a quelle che oggi ci sono. Grazie e bocca al lupo. Assessore, un attimo particolare.
più o meno un anno fa, 365 giorni, ma ci siamo sentiti, ci siamo visti, ma vi aspettavate anche a livello comunale che questa società potesse portare qualcosa dietro, oltre alla prima squadra, quindi far partire un settore giovanile, due squadre che possano partecipare questa stagione? Ah, io personalmente sì, ripeto, il contatto con le tante associazioni è quotidiano. Il fatto che questa squadra sia partita con un progetto, con un'idea, e nel corso del tempo l'abbia consolidato mettendo in piedi altre squadre, dando possibilità anche ai più piccoli di cominciare a praticare questo sport, significa innanzitutto che c'è uno zoccolo duro forte, come ho detto prima, e dirigenti, famiglie e sponsor fanno, come dire, questo zoccolo duro. Sono convinto che potrà fare ancora meglio, perché se tutti avete la tigna, c'ha il vostro capitano Cristian, sicuramente questa società può crescere ancora e potrà portare altri ragazzi ad avvicinarsi a questo sport. Quindi per me non è una sorpresa, ma è una conferma di un lavoro che è iniziato diverso tempo fa e che vede oggi frutti importanti. Bene, allora ancora un po' di sponsor: Mega Impianti, De Paolis Auto, Calvano Infissi, FBF, Casa del Bullone, Gioielleria Oro Capital, Calvi Barzi, DMG Auto, Metro Italia Sicurezza, DSA, Metal Plastic System, Agenzia Fantini e Zanettini, Rettifica Trobbiani, Copy Service, Cartoon Park e Ginos. Siamo ormai alle partite finali, come direbbe qualche presentatore molto più esperto di me, però prima è doveroso far qualche sentire un po' la voce, tanto la sentirete nel corso dell'anno, al direttore sportivo Fabrizio Magrin. L'obiettivo nostro è sempre stato quello di far conoscere il più possibile questo sport alla città di Aprilia. Mi sono sempre domandato come mai, se mi guardo intorno tra Comezia, Castelli e anche zona Velletri o Cisterna, questo sport è all'avanguardia, mentre qui sembra che non possa prendere piede. Come ripeto, l'obiettivo nostro è quello di far conoscere questo tipo di sport. Sembrerebbe che ci stiamo riuscendo, perché il fatto che ci sono altre squadre che parteciperanno a questo campionato di GC significa che i passi sono stati fatti. Quindi auguro a tutti quanti un bocca al lupo, sperando di poter arrivare alla fine del campionato e festeggiare tutti insieme. Bene, come posso garantire, Fabrizio Magrin. Allora, adesso chiamiamo in causa invece il dottor Magni della Riabilita. Allora, a lei è affidato il ruolo più difficile nel corso della stagione, perché tutti dicono no, il mister sta sulla graticola, poi in realtà, siccome c'è il primo infortunio, è colpa sua, se purtroppo. Quindi il ruolo più difficile possiamo definire così. Si dice che la formazione il sabato la fa il fisioterapista, in realtà, perché si fa la conta dei morti e feriti e poi si mette in campo la squadra. Però ecco, a parte gli scherzi, noi siamo orgogliosi di affiancare lo United, perché siamo la realtà forse più nuova della Briglia, ci troviamo qui da un anno e quindi siamo orgogliosi di una realtà così importante al di là 109. Molto probabilmente perché Cristian ha utilizzato il metodo che si dice provare per credere, stia lavorando insieme a lui per rimetterlo in piedi e da lì ci siamo conosciuti, ha apprezzato quelle che sono le nostre qualità nel supporto, nella riabilitazione degli sportivi. Quindi noi ci auguriamo di avere sempre lo studio vuoto, così stiamo solo sulle maglie
ma noi li assistiamo, significa che stanno bene e che andranno alla grande. Non sulle maglie come fai da stiro, però in realtà. Assolutamente. Dottore, al di là di questo, comunque il lavoro che voi svolgete durante la settimana, qualora ce ne fosse bisogno, ma molto probabilmente vi state strutturando per essere presenti proprio durante le partite. Durante la partita ci sarà l'assistenza costante di Federico, il fisioterapista che è presente sul campo. Noi saremo a riferimento dietro le quinte nel momento in cui c'è bisogno di una strumentazione un pochino più all'avanguardia, che è necessaria che sia allo studio e non sul campo. Perfetto. Grazie al dottor Mauri. Ed ora sono poche ormai le parole, io lo chiedo io di essere un po' stretto, conciso, con il capitano Cristian Troviani. Ex capitano. Chiudiamo questa serata con questa novità che abbiamo presentato quest'anno, che per noi è futuro, perché se l'anno scorso c'era il presente che era la prima squadra e il futuro, perché no, anche gli allievi, da quest'anno abbiamo una novità di un futuro certo. Trattasi di questa Under 21, che comunque sono un gruppo di ragazzi tutti quanti di Aprilia, quindi abbiamo incentivato proprio su Aprilia il futuro di questa importante società. Questa società ci tiene a fare bene nel campionato e nella prima squadra e degli allievi e dell'Under 21. Quindi mi rivolgo a voi. A differenza del presidente, sono più sportivo, quindi non pongo traguardi, ma dico che bisogna, siamo arrivati credo quinti l'anno scorso, arrivare perlomeno quarti, va bene? Ok? Ok, bravi. Mentre per quanto riguarda l'Under 21, che non abbiamo uno storico, proclamo e quindi esagero, ok? Va bene, si alza un dito Roberto Rosina, ne alza un altro Nardi. Quindi che facciamo quest'anno Under 21? Ecco, l'importante è partire col piede giusto, perché sì, partecipare aiuta, vincere convince, ok? Quindi ringrazio tutti quanti, veramente sono contento anche del mister, di tutte queste parole che ci ha detto questa sera, è importante, parlo io per lui, e niente, vi ringrazio veramente anche a tutti i partecipanti, anche ai genitori degli allievi. Un applauso per tutti. Si cambia soltanto sito e ci si sposta tutti al Cartoon Park, dove ci sarà un ricco buffet offerto dal United Aprilia per atleti, famiglie e sponsor. A questo punto io vi saluto, buona serata.